lavoro. Salve, signora Puff! È il gran giorno, sento che supererò l'esame! Ma ti avverto che non sarà facile. Possiamo cominciare con... Io direi con l'esame orale, sono sicuro di poterlo superare con successo. Non ho dubbi. Allora, prima domanda. Come si chiama la parte anteriore della barca? Il davanti è la prua. E quella posteriore? La poppa. Bene, allora passiamo alla terza domanda. Dritta, porto, skipper, timone, ponte, cabina, cambusa, chiglia, manovra. Bene, hai superato l'esame orale, come se fosse una novità. E adesso ci tocca affrontare per l'ennesima volta anche la parte pratica del tuo esame di guida. Coraggio, SpongeBob. Forza, sali in barca. Ma devo proprio salirci, è già ora. Manca qualche minuto. Piantala e sali subito in barca. D'accordo, certo. Dovrai soltanto percorrere la pista. Oh. E va bene, qual è la prima cosa che devi fare? Premo l'acceleratore. No, hai sbagliato. La prima cosa che devi fare è cercare di mettere in moto la barca. SpongeBob, SpongeBob, su, rilassati, è tutto sotto controllo. Bene, se lo dice. Allora procediamo. Che cos'è la prossima cosa da fare? Accelero. Infatti, no, 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 non devi accelerare. Allora no, vado? No, no, non è ancora il momento. Ok, si porta via, porta via. Ma guarda che disastro hai combinato! Impara a guidare! È ciò che sto facendo! Calmati per favore, SpongeBob! Sì, signora Puff! Niente calma i nervi tesi come le bolle di sapone! È vietato fare bolle di sapone quando si è alla guida! Non sento più l'alluce! Allora come sono andato? Scendi subito! Tu non avrai mai la patente nautica! Ma non l'avrai mai, hai capito? Allora sei pronto a ricevere il tuo bonus? Prontissimo! Bravo, ben detto! Ora ti spiego. L'unica cosa che devi fare per guadagnarti il bonus e quindi non avere più motivo di mettere piede nella mia scuola nautica è scrivere una piccola frase di 10 parole sulle cose che hai imparato in tutti questi anni. Come faccio? Ne ho imparate tantissime. E te ne basta una, non è difficile. Forza, ti dico da dove cominciare. A scuola ho imparato una cosa, cioè... Visto? Sono già 7 parole, te ne restano soltanto 3. A scuola ho impa... per 1000 crostacei. Che succede? Devo fare la punta. Su, dammela! Tieni, usa una penna! Una penna? Uno dei più duraturi strumenti di scrittura? Con questa scriverò un bel tema, un bel tema! Fatto! Benissimo, fammelo leggere! No, aspetti, non sono convinto! Invece sono certa che andrà bene! Su, fammi leggere! No, la prego, non guardi, non ho finito! Cosa c'è di difficile? Solo 10 parole! A scuola ho imparato una cosa, cioè... Pontini, pontini, pontini! Ci sono quasi, posso farcela! A scuola ho imparato una cosa, cioè... Dai, a scuola ho imparato una cosa, cioè... Ci sono quasi, posso farcela! Ah, si scoppia dal caldo, signora Puff! Ah, ma perché qui fa tanto caldo? Ah! La mano! Aiuto, la mano! Un crampo alla mano, signora Puff! Aiuto! Forza! Devi scrivere solo 3 parole! Ci siamo, fammi leggere che cosa hai scritto. Non fa niente, SpongeBob, fammi leggere lo stesso, coraggio. No! Forza, dammelo! No! Fammelo leggere! A scuola ho imparato una cosa, cioè... direi che va benissimo. Sei promosso. Sei promosso. A dire la verità, ho la sensazione di non meritarlo. Sì, il credito extra dà questa sensazione, è normale. Davvero? In ogni caso, ecco la tua patente. La mia patente? A
ha esattamente il sapore che ho sempre sognato. Signora Puffy, vorrei... E questo è tutto, SpongeBob. Congratulazioni. Ti auguro buona fortuna. Attenzione, Bikini Bottom. C'è un nuovo guidatore sulle tue strade. Vuoi sapere come si chiama? Si chiama SpongeBob. 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 Ma come spiegarla? Perché l'opinione pubblica è schierata compatta contro l'insegnante negligente ed egoista che ha permesso... Di... Questa è meglio tagliarla! Tutto questo è ridicolo! Se l'è guadagnato il credito extra! Non è il caso di preoccuparsi, non ce l'ha una barca, come fa a guidare? E adesso, datti da fare! Su, al posto di guida! Lei aveva detto che io sono senza speranza. Non pensarci, è tutto cambiato. Qui prenderebbe la patente anche un incapace. Ma qui ci sono solo io e sono anche un po' nervoso. Dammi ascolto, se guidare ti rende nervoso, devi soltanto ripetere le parole. Adesso devo concentrarmi sulla strada, perché qui attorno c'è solamente la strada. È chiaro? Sì, signora. Devo concentrarmi sulla strada, c'è solamente la strada. C'è solamente la strada, c'è solamente la strada. C'è solamente la strada, c'è solamente la strada, c'è solamente la strada. C'è solamente la strada. Ehi, ha visto, signora Puff? Non ho ancora fatto nessun incidente. Bravissimo, SpongeBob. Continua così e questa volta sarò costretta a darti la patente. Tu ripeti la filastrocca. C'è solamente la strada, c'è solamente la strada. Segue le strisce sulla strada. Punto a favore. C'è solamente la strada. C'è solamente la strada. Ha usato la freccia prima di svoltare. Bravo! Ok. C'è solamente la strada. C'è solamente la strada. Guida nelle rotonde. Ok. C'è solamente la strada. C'è solamente la strada. Un'accelerazione graduale. Ok. C'è solamente la strada. C'è solamente la strada. C'è solamente la strada. Solamente la strada. C'è 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 solamente la strada. Ok. 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 Oh, aspetta. E questo cos'è? È rimasto solo un test. E per fortuna è il più facile di tutti. SpongeBob, tutto quello che devi fare è fermarti a parcheggiare la macchina senza danneggiarla. C'è solamente la strada, c'è solamente la strada. C'è solamente la strada, c'è solamente la strada. C'è solamente la strada. Che cosa è successo alla strada? Ah, eh? Congratulazioni, ha passato l'esame. Ho un'idea. Voglio provare a fare l'esame coi pantaloni lunghi. Ce la posso fare? Adesso sì che è una vera spugna. Proviamo un parcheggio tra due barche. Ora rallenti. Acceleri un po'. Non è stato tanto difficile. Pensavo di bocciarla e farla rinchiudere in prigione. Ma grazie ai suoi pantaloni lunghi e al sangue che mi sta andando alla testa, io la promuovo. Sì, ce l'ho fatta, ho preso la patente. Chiudete le porte, sbarrate le finestre, arriva la fine del mondo. Ecco, non così, Freda, aiuta. Ho deciso di venire al cimitero a fare la lezione perché pensavo che qui almeno non avresti fatto male a nessuno. Ma non pensavo che avresti disturbato persino i defunti.
Portami una cabina telefonica prima che mi seppelli! Adesso faccio una telefonata e ti trovo un altro istruttore! Ah, io mi arrendo! Non ce la faccio più! Sei fermato davanti alla prigione? Oh, non importa! Qualunque posto pur di non stare su questa barca, se al volante ci sei tu! L'allarme! Presto, presto! Da questa parte, veloci! Accendi il motore, che cosa stai aspettando? Mi sa che lei è il nuovo istruttore di guida! Quello è il tesserino della scuola! Non vengo malissimo in foto, lei cosa ne dice? Beh, in effetti concordo. Eh sì, sono il tuo nuovo istruttore di guida. Bene, stia a vedere come sintonizzo la radio. Notizia flash, famigerato criminale Sticky Finn spinna marcia e appena evaso di prigione. Ehi, ci sai fare con la radio, complimenti. E adesso vai, guida più veloce che puoi. No, fermo, SpongeBob, torni indietro! Ma come ho potuto dire una cosa simile? Marcia, si può sapere dov'eri? Siamo già in ritardo. Sì, ma quella spugna! Tu non sei Pinna Marcia. E lei non è una torta al cioccolato, ma tutto gas, presto! Sì, signora! Dender sale al suo servizio. Male, nessun incidente per adesso. Mantieni la calma, stai per arrivare alla prima curva. Oh no, la prima curva? Ma ti prego, dimmi che sai esattamente come si fa a girare. Ma che bravo! Devo dire che mi hai piacevolmente sorpresa! Vai splendidamente! Va bene così, continua diritto! Attento, adesso c'è una salita! Perfetto, stai andando benissimo! Attenzione, devi saltare un ostacolo adesso! Tra poco c'è il cerchio infuocato. Ah, che gentile! Adesso viaggio su due ruote. Siamo quasi arrivati al traguardo, è incredibile! Hai fatto dei progressi sorprendenti, non ho mai visto una cosa del genere in vita mia. Dimmi la verità, hai un suggeritore nascosto da qualche parte in testa? Magari si tratta di una radiolina che hai nascosto sotto questo buffo cappello! Forse qualche tuo amico a distanza ti suggerisce tutte le mosse giuste che devi fare! Ah, che cosa divertente! Peccato che sarebbe una truffa in piena regola! Una truffa! Allora sono un truffatore, io devo dirle una cosa. Sì, certo, dimmi, allievo prediletto. Credo proprio di aver imbrogliato. Scusa, cosa hai detto? Ho appena detto che sono un truffatore. Sta attento, non devi lasciare andare il volante. Esattamente come ha detto lei. Ho un'antenna in testa, mi hanno suggerito che cosa devo fare. Sono un imbroglione. Non può essere. Mi dispiace tantissimo, signora Puffi, non volevo ingannarla. No, stai calmo. Ci pensiamo dopo, affrontiamo un problema alla volta. Guarda la strada, concentrati sulla guida. Afferra il volante. Stai attento, non finisce male. Ci sei riprendendo. No, tieni il volante. Cerca di concentrarti, ti prego, cerca di concentrarti. Guarda.
Guarda che disastro, perché l'hai fatto? Questo sì che è fantastico! In più potrò venire al lavoro guidando. Un momento! Tu non puoi guidare, non con quei pantaloni corti! Non ho capito bene cosa sia successo, ma per fortuna è passato. Anche questa è fatta, signora Puff. Siamo di nuovo sulla strada e sono pronta a concentrarmi. SpongeBob, questa non è una strada normale. Questa è un'autostrada marina di grande traffico a 10 corsie! Autostrada marina a 10 corsie! Ora devi mantenere la calma, SpongeBob. Cosa fai, SpongeBob? SpongeBob? Vieni su, SpongeBob! Ricorda la filastrocca! Ha ragione, c'è solamente la strada, c'è solamente... Non riesco nemmeno a vederla, la strada! SpongeBob! Attento! Passami il volante, SpongeBob! Oh, mamma mia, non riesce più a muoversi! Ma ora come faccio? Come faccio? Mi dici come faccio? Guidatori spericolati, io non li posso sopportare. Qui centrale, posizione identificata. Accosto immediatamente! Signora Puffo, potrei riavere le mie braccia? Ti ho detto di fermare quella macchina! Mi scusi, signor poliziotto, freno subito! Ah, abbiamo a che fare con un corridore! Accosta, SpongeBob, e cerca di farlo subito! Attenta! SpongeBob! SpongeBob, forza, azione i freni! Come? Ah, sì, va bene! Fammi controllare. Mi pare che non ci sia nemmeno un graffio sulla macchina. Caro SpongeBob, hai superato tutti i test. Tu sei promosso. Ecco qui la tua patente. E io sono libero. Spero di ricordarmi ancora come si fa. Sì, evviva! Finalmente ho capito chi sei! Ma ti sbagli, non hai assolutamente capito chi sono! Sì, invece l'ho capito e come! Sai cosa sei? Sei un ladro di barche! Meno male che ho la bomboletta antirapina! Ah! Al ladro, aiutatemi! Al ladro, aiutatemi! Scusa tanto, SpongeBob, in fondo l'ho fatto per il tuo bene! Ridammi subito la mia barca! Ti consiglio di frenare immediatamente! No! Tanto io non ti mollo! Nessuno potrà fermarmi, neanche un branco di molluschi giganti! No, non è finita! Tanto non mollo! Non mollo neanche per un branco di grattugi! Se credi che mi arrenderò per un po' di televisione educativa, no! È la fine! Bene, finalmente si è arreso. Qui ci vuole un po' di musica. E passiamo alle dediche dei nostri ascoltatori. Non riuscirai a svignartela con la mia barca, sono stato chiaro? Ma che succede? Permetterò mai di rubarmi la mia barca nuova, neanche se tu fossi la signora Puff!
Salve, come va la vita, signora Puff? Ecco, SpongeBob, veramente io vorrei scusarmi con te. Non avrei dovuto promuoverti, non eri ancora pronto. Il che significa che dovrò restituire la patente. Ho sentito dire che la signora Flounder terrà un nuovo corso di guida a partire da lunedì prossimo. Vuole scherzare? Io non la sostituirei mai con nessuno. Non solo, la direttrice ha detto che la farà uscire prima se le fa un favore. Che dovrei fare? Darle lezioni di guida gratis. Speriamo non ci sia SpongeBob, 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 speriamo... Buongiorno, signora Puff. C'è SpongeBob. È qui per la lezione di guida, giusto? Non si deve preoccupare. Imparerà da un vero maestro. Wow! Grandioso. Per mettere in moto la bolla deve pestare i piedi in questo modo. Non c'è male. Signora Puff, lei è pronta. Davvero? Può gridarlo al mondo, deve solo superare la prova finale sulla strada. Ah! Oh! Vada piano e con calma. Sta andando bene. Salve! Sai che cosa ti dico? Che guidare una bolla barca in fondo è divertente. Forse potrei... Oh no, signora Puff! Sta entrando in autostrada! È vero che sono state le bolle a causare tutti i problemi, ma sono state loro che li hanno risalti. In pratica li hanno lavati via. Capito? Lavati, sapone, bolle. Dammi qua, le bolla barche sono troppo instabili. Sono state dichiarate illegali. Da adesso si torna alle vecchie barche. Ha sentito, signora Puff? Devo prendere la patente nautica, non ho altra scelta. Ci vediamo domani a scuola. La 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 la. Che felicità! Bene, ragazzi, adesso mettete da parte i vostri libri. È arrivato il momento di scegliere chi sarà nominato guardiano della scuola del giorno. Ah, lasciatemi controllare. L'incarico di guardiano della scuola toccherà a... Barno, Gimino, Tinano, Ralph, no... Che guaio! È SpongeBob! Volevo dire Jimmy, oggi sarai tu il guardiano della scuola. Guardi che si sbaglia, l'ho già fatto. Ah sì? E tu, Bill? Anch'io l'ho già fatto. Tocca a te, Tina, l'incarico spetta a te. Non è giusto, l'ho già fatto almeno 3 volte. Beh, allora tocca a Beth. Siamo già finito il corso. Allora Harry? No, tocca a Vera, forse Clayton? D'accordo, mi arrendo, a quanto pare non ho scelta.
Il guardiano della scuola di oggi sarà... il nostro SpongeBob. Evviva! Guardiano della scuola SpongeBob ai suoi ordini! Mi metto a completa disposizione della scuola! Difenderò con coraggio tutta l'area della scuola! Farò rispettare tutte le regole della scuola! D'accordo! Adesso piantala e indossa cappello e cintura. No, non è ancora il momento. Prima devo fare il mio discorso. Spero solo che non sia una cosa lunga. Miei cari compagni, mi chiedo chi sono io per meritare questo grande onore. Sarei soltanto una nullità senza il sostegno e l'aiuto della signora Puff. Qualcuno lo faccia tacere. Mi rivolgo a tutti voi per esprimervi la mia più profonda e sentita commozione. Con il vostro appoggio mi impegno a rispettare i doveri del mio incarico. Ogni crimine verrà punito nell'interesse della nostra scuola. A questo punto vorrei leggervi il lunghissimo discorso di un mio grande predecessore. Amici, studenti, potenziali criminali, ascoltatemi! Per concludere il mio discorso senza inutili perdite di tempo, sono pronto a indossare questo uniforme e assumere il prestigioso incarico di... guardiano e difensore della scuola! Mi faccia gli onori, signore! No, scusate, dimenticavo! Ehi, SpongeBob, va tutto bene? Ho di nuovo esagerato con il discorso. Ho proprio paura di sì. Per mille salse tartare. Mi sa che questa divisa non mi serve più. Quasi quasi me l'aspettavo. No, aspetta. Ehi, SpongeBob. Cosa c'è? Mi dica, signora Puff. Beh, credo proprio che potrei permetterti di indossarla almeno fino a domani mattina. Grazie mille, signora Puff. Chissà quali saranno le terribili conseguenze di ciò che ho appena fatto. Che brividi! Aiuto! Ah, SpongeBob! Signora Puff! Pinna marcia! Dentorsale! Aiutami tu! Ehi, signora Puff! Il nuovo istruttore mi ha insegnato un sacco di cose. Lei è più brava, ma anche lui non è male. SpongeBob, ricorda che devi tenere sempre gli occhi sulla strada! Questo non me l'aveva ancora insegnato! Oh. Voglio scendere da qui! No, a quanto pare le è venuta fame. Ho gli avanzi di uno snack per lumache. Accostate immediatamente, polizia! Il carcere di Bikini Bottom. Gira a destra, gira subito a destra. Signor sì, istruttore. Che bello! Sono tornato! Vi supplico, non fatemi uscire mai più. Da qui fuori è troppo pericoloso. Voglio una cella di isolamento, voglio starci per sempre. Direttore, l'ho trovato che era fermo in macchina davanti alla prigione. Tendorsale, l'autista per ogni tipo di fuga. Sbattilo in cella. Io ti aspetterò qui, mio povero piccolo piedino delicato. Ehi, dov'è finito il nuovo istruttore? Oh beh, mancano ancora 10 minuti al termine della lezione. Vuole accompagnarmi lei, signora Puff? Chiudetemi subito in una cella e poi buttatevi alla chiave! Là fuori è troppo pericoloso! Fatemi entrare! Guidate con prudenza e allacciate la cintura di sicurezza!